ABC. C'è una missione che dobbiamo portare a termine. Missione? Griffin? Attiva, sono stanco. Non c'ho voglia. Dai. Ormai l'hai finita la tua serie random gameplay. Non hai più scuse, il diavolo deve tornare alla sua residenza. Residenza del diavolo? Che bel titolo che era Resident Evil. Giusto. Potrei farci sopra un gameplay. Amo il retro gaming. Attiva, che dici di girarlo assieme questo video? Sì. È proprio quello che pensavo di fare. Allora ci vediamo fra 2 ore all'IP che ti passo adesso. Ma che cazzo, guarda che Resident Evil era in single play. Atti, mi hai fregato. Siamo in un server di Minecraft. Questa me la paghi. Non sono io che ti ho fregato, sei te che sei una capra e non capisci una mazza come al solito. Ho chiaramente parlato di residenza, non di residente. E con questo? Qui non vedo residenze, vedo la solita costruzione a cubetti che prende fuoco. Tanto per cambiare. La residenza c'è, ma non si vede ad occhio nudo. In questo server cieco usano un plugin di protezione chiamato Residence. Ringrazia piuttosto che ti invito su questo server in anteprima per griffarlo. Tra poco rilascerò l'IP con un video apposta e farò anche un tutorial per neutralizzare questo tipo di protezione. Oh, ma che gentile. Ma se non ho voglia di griffare, perché mi offri tutto questo su un piatto d'argento? Beh, questo server deve bruciare nel vero senso della parola fra le fiamme dell'inferno, ed è da troppo tempo che non prendi il piccone in mano. Beh, sì. In effetti hai ragione. Usando le shaders la combustione di queste costruzioni rende da Dio. E già che ci penso, non posso nemmeno continuare la serie di gameplay su Planet Explorers, visto che la platea non fornisce i salvataggi intermedi della lunghissima campagna del loro gioco. Non posso permettermi di giocare per 20 e più ore al loro prodotto nel tempo che passa tra una versione e l'altra. Inoltre, ad ogni passaggio di versione i vecchi salvataggi purtroppo diventano incompatibili. Bravo. Quindi ora basta scuse e datti da fare a seminare il panico sui server di Minecraft, come vuole il tuo pubblico. Se vuoi ti rinfresco un po' le idee su come si fa, ma poi vedi di alzare il culo. Ma, veramente stavo iniziando la serie sui giochi o... Niente ma. Basta scuse e vedi di darti da fare, facendoci vedere qualche video divertente. O mi disiscrivo dal canale. Ok, va bene, va bene. Cercherò di griffare un po' più spesso d'ora in poi. A scanso di equivoci, questa discussione con Attivamente non è mai avvenuta nella realtà. L'ho inventata di sana pianta per dare una trama al video. Ti ricorda qualcosa questo pistone? Attiva, mi sono convinto, non serve che mi fai provare nostalgia dei bei vecchi tempi e di quei miei video che mi avevano fatto fare migliaia di visualizzazioni. Perché non diamo direttamente fuoco anche a questa baracca, come abbiamo già fatto con le altre? ABC, accidenti. Non vedi qualcosa dietro quelle finestre? Che dovrei vedere? La Mojang ha messo questi schifosissimi vetri colorati ed opachi nel gioco. Tu e le tue shaders del cavolo. Fai una bella cosa, dai fuoco come sai a questa casa mentre io faccio qui. Dopo ti sarà tutto più chiaro. Dici? Beh, vediamo. Sono proprio curioso di scoprire cosa hai in serbo per me con questo detto Kinder Arrosto. Agagaga. Non ci credo. Un bel nabbetto in AFK. Ma, non muore fra le fiamme? Secondo te? È incantato dalla testa al buco del culo. Ma io so come farlo fuori, almeno se rimane fermo lì. Se si sveglia siamo fottuti, quindi dobbiamo fare in fretta. Non so se l'hai notato, ma ho usato i pistoni per spostarlo da dove stava prima e verso il centro della casa. Ora vedrai cosa gli combino. Ecco qua. Pioggia bollente in arrivo. Caro Vippone sciopatto fino al midollo, sei spacciato. Il nostro amico ha pensato bene non solo di non bloccare le cariche di fuoco nella sua residence, ma non ha nemmeno protetto fino al cielo. Ed ecco che un'armatura in diamante livello massimo e un plugin di protezione vengono battuti da due idioti, un po' di carbone ed un pistone. Attiva, la tua malvagità è riuscita a sorprendermi ancora. Questo nabetto non ha avuto scampo contro questo tuo attacco. Già. Immagina le bestemmie che lancerà quando tornerà in gioco e si vedrà morto, con la casa in fiamme e bruciante nella lava ad ogni respawn. Ok, lo ammetto, mi hai fatto ritornare pure a me la voglia di giocare coi nabetti. Qui ce n'è un altro che sembra in AFK dentro la sua casa. Vediamo cosa succede se do fuoco al suo buco. Ehi brutto str***o!
che c***o fai? Azzo si è svegliato troppo presto. Meglio alzare i tacchi. Accidenti, il comando home non ha funzionato. Vabbè, torniamo da lui a vedere come se la passa. Ehi amico, come va? Hai esagerato un po' con il riscaldamento della tua casa. Vero? Ti rompo il culo. Se fossi in te mi preoccuperei di fermare l'incendio. Non lo sai che il legno e il fuoco non vanno mai molto d'accordo? Aia. Aia. Aiuto. Io e la mia casa stiamo andando al fuoco. Brutto bastardo, me la pagherai. Admin, dove sei? Admin? E chi ne ha mai visto uno in giro? Vedo che ti stai divertendo a BC. Comunque è vero, in questo server cracked ci sono tonnesi e l'unica volta che ci hanno bannato è stato quando avevamo griffato la base degli admin. Mi dispiace amico, ma credo che della tua casetta sull'albero ai suddetti soggetti non mi freghi una sega. Acqua spegne fuoco, acqua spegne fuoco. Oh ma guardalo. Che gentile. Migliora il mio greeting facendolo specchiare sull'acqua con le shaders. Sto morendo a gagaga. Ah, ABC. Mi ero dimenticato di dirtelo. Pochi giorni fa in questo server hanno avuto dei problemi col plugin di login. Quindi hanno annullato tutte le vecchie password e hanno detto a tutti gli utenti di reimpostarle. Ma, indovina indovinello. Le utenze che hanno password non impostate sono liberamente accessibili da chiunque. Sai cosa significa? Significa che qualcuno si ammazzerà di bestemmie e si pentirà amaramente della sua poca nerdaggine online. Hai voluto uscire con gli amici invece di resettare la password? Bene. Caro proprietario di questo magazzino e di questo lotto, credo proprio che ciò che di buono tu hai diventerà mio e tutto il resto brucerà assieme alla tua casa. Vedete? Perché nerdare per ore quando è possibile avere tutto ciò che si vuole semplicemente raccogliendolo dalle ceste altrui mature piene di ben di Dio. Vi ringrazio poi per questi picconi efficienza 5 di ottima fattura. Sono talmente veloci e resistenti che uno solo mi è bastato per farvi fuori tutto il lotto in 5 secondi. Quanto l'avete pagata tutta sta roba col bippone? 100 euro? Beh, io l'ho avuta gratis. Pochi giorni dopo, Atti ha chiamato anche altri griffer. L'elenco completo dei partecipanti l'ho trovato in descrizione. Sicuramente ho dimenticato qualcuno, ditemi i nomi mancanti e li aggiungo. A me mi hanno di nuovo bannato, quindi ho dovuto usare un nuovo nick e quello nuovo l'ho scelto ispirandomi a quello del mio collega di clan. Abbiamo dovuto usare pure una VPN, perché hanno bannato anche tutti gli IP italiani. Chissà come mai, agagaga. Ma non ci fermeranno. Ragazzi, l'IP del server è lo stesso che ha griffato attivamente nel suo tutorial su come griffare Residence ed è in sovraimpressione ora. In descrizione trovate anche il suddetto tutorial. Non si fanno domande che hanno quattro scemi. Chi vuole? Davvero che chiedersi cosa stiamo facendo. Sì, attenti al vippone, eh? Può essere anche in creative, per quello che so. Sì, come dire. Faccio 3 giusto per sicurezza. Un ciù. Prima volta MG col 115 pompieri, guardia costiera. Da quanto è che non vedevo il fuoco attivo in un server? Poi sarebbe anche da andare in cima al coso e sparare. Sì, non si sono ancora accorti tra l'altro. No, ancora no. Si sono info. Ok, se state dentro al loro climb non vi possono picchiare, a meno che non mettono che vi possono picchiare. Sarebbe da fargli esplodere le casse se avessimo la tempo. Hanno messo fuoco abilitato, quasi tutto abilitato, ma nulla. Sono sveglio. Se riusciamo a fare un buco sopra la sua testa, visto che sembra essersi rifugiato nell'angolo, gli buttiamo in testa la lava. E poi il drop andrà nella lava. Sì, potrebbero bannarvi per la fly, anche se l'hanno abilitata loro. Cioè vogliono un pretesto per bannarli, quindi usano fly hack. Ma mancatico. Ma lo prendere. Nell'angolino. A me.
Oh, ciao amico. Posso divertirmi con te? Visto che l'altra griffata l'hanno fatta gli altri, ho deciso di usare le loro voci reali al posto del mio loquendo. Spero nessuno di loro si senta offeso. Le modalità di protezione del residence sono sempre più ridicole. Questo ha protetto il centro della sua fattoria perfettamente, ma ha reso le pecore e i restanti edifici vulnerabili al volgare accendino. Ora è distratto. Bruciamogli tutto e vediamo poi la sua reazione. Buaciccio, svegliati, hai la casa fuoco. Eccoti una bella doccia bollente. Cazzo, si è accorto di me. Meglio scappare. Chissà che bestemmie mi sta dicendo. Vediamo la traduzione simultanea ceco-italiano by Google. Ok, capisco, ora è tutto chiaro. Sei menomato mentalmente. E io che pensavo volessi chiamare la Domin. Ma vediamo cosa combinano gli altri piuttosto. Sì. Bellino però, dai, non è brutto. Accidenti, vi state dando da fare. Andiamo la Zuzzi 92. Un admin. Che è adminca. Scusate. Non c'è più l'entrata della casa. Non c'è più la casa, direttore. No, c'è un angolino. C'è un VIP. No, un attimo ancora. Qui? Sì. Oh. Sì. Guarda, cosa c'è rimasto. Cosa vuole fare? No, vuoi vedere che tira giù con. For debit. Jackie, perché tu? Oh, scrivetegli con Tobuse. Io messaggio a svegliare. Cotobude. No lava. Sto scrivendo parole italiane, solo che con la K a casa. Perché avete messo la lava? Non c'è la lava, scusa. Dove è il Cotobude? Azkeban. C'è il sito. Penso dica che è un server cieco e. Ah, dobbiamo parlare. Sì, ce l'avete di andare in un'altra serie. Il corpo di Bedro, penso sia una cosa tipo log di qualcosa, perché lo sta piazzando ovunque, tipo per le. Laminato Totez, sì. Francesco Totez. Sì. Best una tuta ever. Come G? Lava. Oh no, es. Lo cazzo. Lì solitamente. I have. Questo sia il founder. Ban. Bannato. Cazzo. Fuggo. Fuggo. Bom. Bannato. Rip piccole armature di diamante. No. Ma perché c'è un bannato? No, perché. Niente di male. Se un admin si mette a fare casino per i cazzi suoi, sì, ok, nessun problema. Un utente si mette a griffare, anche se non penso ci sia il divieto. No. E ABC? È ancora dentrico? Sì. Maledetto. Maledetto. Ci ha guardato e basta. Sì, ciao. Ehi, sono anch'io, ehi, sono anch'io, bannami, ti prego. E l'admin lo caga. Agagagaga. Rosicate, vero? Beh, diciamo che io ho evitato di piazzargli proprio la lava davanti. Comunque, visto che a questa griffata avete fatto un sacco voi poco io e visto che ho usato impunemente le vostre voci, prima di caricarla sul mio canale la metterò su Mega, in modo che tutti voi partecipanti possiate scaricarla a vostra volta e farne l'uso che volete, anche commerciale. Era una cosa che avevo promesso tempo fa con un video e ritengo doveroso mantenere questa promessa ora. E con questo vi saluto e vi do il solito arrivederci alla prossima.